Ragazzoni miei, buongiorno. Questa notte c'è stato un sacco di vento però dai, la tenda ha resistito, non solo la mia, ma anche la tenda degli altri viaggiatori che si sono accostati a noi ieri. Sono due tedeschi che stanno girando l'isola in bici e praticamente, non so se vedete, quella macchiolina bianca è la tenda di Simone. Simone sta ancora dormendo e dato che ieri ha provato a farmi lo scherzetto di scappare via prima che io mi svegliassi, oggi lo facciamo noi. Ti faccio vedere a te. Dormi, dormi, chi dorme non piglia pesce. Ragazzuoli, ho smontato tutto, sto scappando via. Buongiorno Simone. Ragazzuoli, siamo pronti, quindi buon viaggio. Siamo pronti, Simone? Ok, partiamo. Una cosa positiva è che il vento finalmente è diminuito un po', stanotte proprio ci ha rotto le scatole, che è una meraviglia, però adesso sembra che si stia calmando piano piano, anche in cielo non c'è più tutta la nebbiolina, la calima di ieri, è un po' più aperto, si vede finalmente in lontananza cosa c'è e quindi siamo molto ma molto felici, vero Simone? Niente polvere oggi. Sì, è entrata sabbia negli occhi. Possiamo respirare. Ah, polmoni aperti. C'è un po' di centro abitato in questo bianco. È incredibile come in pochi chilometri siamo passati dal Parco Nazionale del Timanfaya, dove c'era tutta quella lava, dove abbiamo camminato per chilometri su quella parte completamente nera, a una zona molto ma molto più chiara e completamente diversa. Praticamente stiamo raggiungendo una scogliera altissima e non so se si vede lì in fondo, ragazzuoli, c'è la Graziosa che abbiamo percorso qualche giorno fa. Adesso stiamo raggiungendo una parte abitata, è già da un po' di chilometri che camminiamo e lì in fondo si vede qualche abitazione. Ci troviamo alla spiaggia di Famara ed eccola qua, praticamente è una meta per i tanti surfisti per via delle condizioni climatiche, oggi non è che ci sono onde proprio altissime ed è considerata una spiaggia un po' pericolosa per chi comunque sia vuole semplicemente nuotare, appunto perché è un po' rischioso con il mare che c'è e con le situazioni climatiche. Comunque sia, arrivati a questo punto, che si fa? Praticamente ci sono tre percorsi che possiamo fare, il primo è andare su per la montagna, raggiungere l'altezza massima e proseguire da lì allontanandoci un po' dalla costa. Poi c'è un'altra strada che passa in mezzo, però informandoci abbiamo capito che a un certo punto c'è un'interruzione ed è un po' complicato proseguire, è capace che ci siano delle ferriate oppure bisogna crearsi poi il percorso. E poi c'è la terza strada che vogliamo prendere oggi, che però ha una fine già certa, che sarebbe lì in fondo dove si trova una struttura chiamata la Casa dell'Agua, dove vogliamo posizionare lì le nostre tende. Praticamente c'è questa casa abbandonata dove ci hanno suggerito di passarci la notte. Quindi niente, adesso ci avviamo, la raggiungiamo e vediamo che ne viene fuori. Questo è attaccante.
spaventa. Raga, guardate quanta strada abbiamo fatto dalla spiaggia. Eccoci qua. Oh mamma mia. Ecco perché si chiama casa dell'acqua. C'è acqua che viene giù dalle scale. Hola! E beh, qui qualcuno ci dorme, Simo. Vedo dei rumori. Beh, lo spazio c'è. C'è anche una vecchissima tenda. E non lo so. Tu dici che non c'è nessuno? E là c'è un lettino, capi? Ce ne due, ma è perfetto, tanti. Sì, ma non possiamo dormire. Che ne sai se viene qualcuno di notte qua? Ma cos'è? Boh. Raga, non sembra male, non sembra male. È una struttura molto interessante e è anche bella grande. Praticamente c'è questa saletta con, vabbè, doveva essere forse una cucina, sicuramente questa, e l'hanno lasciata così come sta. Qui ci sono delle scarpe per chi ne ha bisogno, vista sul mare. Non è una struttura decrepita. Qui c'è la sala grande con un po' di libri. Ah, c'è anche qualcosa riguardo enciclopedia medicina, wow, etologia. E qui poi c'è un'altra camera, che sarebbe la camera letto, possiamo dire così, dove vabbè c'è un po' di porcheria, ovviamente. Eccola qua, c'è un fornellino, delle padelle, delle scarpe, e ci sono anche due lettini, uno qua e uno su. Sembra abbastanza pulito. Ci sono anche dei disegni strani, raga, qua qualcuno sta studiando medicina. Unica cosa, al massimo ci posizioniamo nella sala grande con le tende, più che altro un po' per i ragni, per tutto il resto degli insetti, ma anche perché sinceramente non so se viene qualcun altro a dormire qui, quindi evitiamo di creare problemi. Praticamente hanno lasciato un quaderno per i ricordi, quindi anche noi scriviamo nel nostro passaggio. Viene anche da là dell'acqua giù, no? Vediamo dell'acqua che viene da lì, da quella struttura, e vediamo anche che mezza struttura è crollata, quindi evitiamo di avvicinarci più di tanto, anche perché è tutto chiuso. C'è un mini cancello e poi un tunnel che porta nella montagna. Non è quella la strada sua, ma vabbè. Beh, possiamo dire che abbiamo acquistato casa. Abbiamo deciso, restiamo qua. Per oggi questa sarà casa nostra. Quindi niente, diciamo che abbiamo preso casa, almeno per una giornata, e siamo felici così. Simone, tu in cucina a preparare da mangiare. Questa è la sala dove dormiremo. Ci piazziamo con le tende qua. E niente, lì abbiamo gli armadi. Facciamo.
Direi che è arrivato il momento di cucinarci qualcosa. Siamo in cucina. No, te ne va la nanza. Facciamo una foto, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Fermali. Così, di schiena? Sì, siediti sì, sulla sedia. Ah, Simone, dai, che c'ho fa? Che hai sentito sulla sedia? Dove devo sedere qua? Aspetta, ripassiamo. Ah, Simone, dai, che c'ho fa? Mamma, che schifo da tonno. Le olive! Oh, i puli! Tu ti siedi, le olive, dove stanno le olive? Buon appetito! Il piatto pulito! Ragazzuoli, siamo arrivati alla conclusione di questa giornata e inizia davvero a far freddo, quindi niente, adesso noi vi diamo la buonanotte e ci vediamo domani. A domani. Ragazzuoli, buongiorno da me, da Simone. Abbiamo deciso che strada fare e praticamente volevamo prendere questa strada che si trova a metà della montagna, però ci sembra troppo rischiosa, anche perché in alcuni tratti sembra tutto franato, da qui non riusciamo proprio a vedere il percorso. Questa notte ha piovuto e abbiamo sentito anche qualcosa cadere, non abbiamo capito cosa, forse un masso, un qualcosa, quindi evitiamo di percorrere questo sentiero, anche perché abbiamo degli zainoni pesantissimi, io non ho la gamba proprio messa bene, quindi non conviene rischiare così tanto. Quindi niente, torniamo in fondo all'inizio della spiaggia e poi prendiamo una strada che ci porta dall'altra parte della montagna. Una volta raggiunta proseguiamo da là fin dove dobbiamo arrivare. Ciao casa dell'acqua. Stiamo salendo di tantissimo e adesso dobbiamo cercare di arrivare lì in cima. Dovrebbe esserci un percorso che noi non vediamo, adesso proviamo a salire e dovrebbe portarci proprio lì. Ci proviamo? Ci proviamo? Mamma mia, raga. Mettiamo il 4x4. È tosta. È un po' bagnato, si scivola. Queste scarpe sono un po'... Ho le scarpe un po' consumate. Che vista, porca miseria. Una pendenza assurda e oltre alla pendenza c'è anche il vento che non aiuta. Ciao! È grossa no, però è guarda qua, chissà che ci dovevano costruire qua. Sento il vento. Qua deve esserci uno scalino. Vuoi la luce? La luce? No. Oh. Thank you.
gli ultimi 100 metri. Voilà. Mamma mia, raga. Porca miseria, ma dove siamo arrivati qua? È spettacolare sto posto. Se ci rendiamo conto che noi siamo partiti da lì in fondo. Porca miseria, Simo, caspita abbiamo fatto, Simo. Mamma mia, sì, 500 metri di dislivello. Sotto i nostri piedi forse abbiamo una strada decente per un bel po' di chilometri. E siamo felicissimi perché sicuramente la strada che dovevamo percorrere questa mattina, quella a metà della montagna, sicuramente era tutta come questa che abbiamo affrontato nell'ultimo tratto, quindi va benissimo così. Qui c'è un sacco, ma un sacco di verde, davvero tanto verde rispetto al resto dell'isola che abbiamo visto. Siamo felicissimi perché si respira un sacco di aria pulita. Dove stiamo arrivando adesso? Dove stiamo andando adesso? Adesso andiamo al museo casa di César Manrique. Dove siamo arrivati, Simo? Siamo alla casa museo di César Manrique e ho scoperto praticamente che questo è stato un architetto e un artista del 1900 e ha contribuito allo sviluppo dell'isola soprattutto dal punto di vista turistico. Era un periodo in cui in tutto il mondo c'era la diffusione del turismo di massa e invece lui ha avuto la prima idea di turismo sostenibile, per cui hanno deciso di valorizzare la tradizione, quindi queste case piccole, bianche, un po' ovunque. Infatti vedi, non ci sono grandi palazzoni. E questa bellissima macchinina, Simo? È stata commissionata a César Manrique, cioè il fatto di dipingerla, per l'International Motor Show dell'87. Quindi l'hanno esposta a Barcellona nell'87, a questo International Motor Show, e una certa quantità di queste macchine è stata regalata a delle celebrità. Questa invece è proprio di Manrique. Questa è la mia. Diciamo, queste sono un po' le sue opere d'arte. Ragazzuoli, purtroppo non possiamo mostrarvi cosa c'è all'interno del museo perché sono vietate sia le foto che le riprese. Però possiamo dirvi una cosa bella, perché praticamente intorno a noi, in questo posto, è pieno zeppo di palme. Questo perché tra il 1600 e il 1800 praticamente piantavano una palma quando cresceva una femminuccia e due palme quando crescevano i maschietti. Questo perché si dice che nel 1570 ci fu l'invasione dei pirati che bruciò tutto e quindi in questo modo volevano portare un po' di verde in quest'isola. Sinceramente dico la mia, non è che nel resto dell'isola c'erano alberi, quindi credo che nemmeno qui poteva esserci qualcosa in quell'epoca. Però vabbè, comunque sia, il paese è molto caratteristico, ci piace un casino. È tutto bianco bianco bianco, pieno di stradine, e comunque fa tanto vedere un po' di verde. E se fosse un'entrata? Abbiamo salutato Aria e ci stiamo dirigendo verso il nostro punto di sosta. Ragazzuoli, davanti a noi c'è il vulcano Corona, eccolo là, in tutto il suo splendore. È bellissimo. Eccola. È graziosa, sì. Ragazzuoli, la graziosa. Eccola qua. Ma ciao piccolina. Da qui si vede tutto il giro che abbiamo fatto sulla graziosa. Siamo partiti dal porto del Sebo e abbiamo camminato su tutto il suo perimetro. Siamo andati lì in alto
siamo riscesi tutto intorno e poi ritornati di nuovo al porto, tutto in un giorno. Che spettacolo vi starà qua. Abbiamo raggiunto il nostro punto di sosta e ci fermiamo proprio qua. Ragazzuoli, sembra un buon posto, il sole davanti ai nostri occhietti, lì in fondo c'è la Graziosa e quindi niente, inizia a far freddo, inizia a trar vento, quindi piazziamo le tende e per oggi basta così. Direi che siamo arrivati alla conclusione di questa giornata. Simone qui si sta creando una barriera contro la pioggia nel caso in cui dovessi arrivare, sta scavando tutto, però credo dai che dovrebbe andare bene, al massimo qualche goccia, speriamo. E niente, anche oggi è andata molto bene, siamo riusciti a visitare dei bei posticini, non manca molto ormai per il fine isola, un altro paio di tappe e abbiamo completato anche Lanzarote e poi passiamo subito a Fuerteventura. Simo, sei felice di come stanno andando le cose? Sì! Sì! Yeah! Vabbè, ragazzoli, io vi saluto, Simone vi saluta, noi adesso entriamo in tenda che qui fa abbastanza fresco e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!